Ragazzi, se vi siete mai chiesti perché il vostro suono non è mai come quello dei vostri chitarristi preferiti, quel suono crunch, morbido, quella distorsione calda, beh, questo pedale potrebbe essere davvero la soluzione definitiva. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi porto sul canale un pedale boutique unico. Ringrazio l'amico Albert Kasleder per avermi inviato il Toxic Twins, un pedale per chitarra che in realtà ne racchiude due che possono essere messi in cascata. E questo è uno dei primi segreti di un bel suono. Ecco, ora immaginate di essere sul palco di un locale. Le luci sono soffuse, c'è molto fumo. Il suono proviene da un vecchio amplificatore valvolare che distorce il suono della vostra chitarra con delle armoniche dolce e piacevoli. E l'impressione è che stia lì lì per esplodere. Arriva il momento dell'assolo di chitarra e voi premete un pedale boost per spingere ancora di più l'amplificatore, per un suono ancora più graffiante che impressiona il pubblico. Ecco, questo è il Toxic Twins. Ma prima di scoprirlo vi ricordo che trovate sempre il link in descrizione. Chi mi segue da tempo ricorderà il video sul Kasleder Pelion, un overdrive trasparente e uno dei migliori cloni del costosissimo Clone Centaur. Dopo averlo provato e messo fisso nella mia pedaliera, non ho resistito e ho voluto provare il Toxic Twins. Ma veniamo a noi, molti chitarristi non riescono a tirare fuori un bel suono e gli errori a mio avviso sono essenzialmente tre, specie in ambito rock blues. Il primo è non partire con un bel suono di base. Può essere che il vostro amplificatore sia settato male, oppure che vi troviate in sala prove o su un palco costretti a suonare con un ampli mediocre, che non ha ad esempio quelle bellissime armoniche tipiche di un amplificatore valvolare saturo. Il secondo è cercare di tirare fuori un bel suono da un unico overdrive, con il risultato di avere poco o troppo gain o delle frequenze medio-alte troppo presenti. E il terzo errore è usare un solo effetto per più cose, ad esempio lo stesso overdrive per un suono blues solista o per una ritmica hard rock. Se vi ritrovate in almeno uno di questi tre punti, ora vi spiego come il Toxic Twins può essere la soluzione perfetta. Vediamolo insieme. Innanzitutto è un pedale che racchiude due degli effetti più famosi in assoluto. A sinistra in stile blues breaker e a destra in stile tube screamer. Un po' diciamo tipo il famosissimo King of Tone di Analog Man. Non è però un clone, anche perché il King of Tone racchiude due overdrive identici, mentre qui sono proprio due suoni diversi che possiamo usare separatamente o insieme. E proprio mettendoli in cascata avremo più gain, proprio perché il circuito di destra, il tube screamer, andrà in ingresso nel circuito di sinistra. E se ci pensate, questo è proprio l'uso tipico di un tube screamer dentro un ampli blues breaker. Vedete, è fondamentale sapere come controllare i parametri di un overdrive per scolpire il suono che vogliamo. Se non volete perdere tempo, che non avete, cercando tutorial incompleti su YouTube, andate a vedere il mio corso Suoni Effetti in due volumi, dove vi insegno come funzionano i 17 effetti più utilizzati e come creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. I primi tre potenziometri, quindi a sinistra, controllano il circuito del blues breaker e sono livello, tono e gain, mentre sulla destra abbiamo livello, tono e drive che controllano il circuito del tube screamer. Come tutti i pedali prodotti da Albert Kasleder, questo Toxic Twins non è un clone fedele agli originali, ma un'interpretazione personale e unica. Certamente può imitare i due pedali a cui si ispira, ma di fatto si spinge oltre. E questo soprattutto grazie ai componenti vintage old stock, tra cui dei diodi 1N456 usati negli anni 60, prima dell'avvento degli amplificatori operazionali presenti nei pedali di oggi. Ovviamente è true bypass e può
può essere alimentato a batteria o con un classico alimentatore da 9 volt. Per risolvere il primo errore è fondamentale partire con un bel suono di base, indipendentemente dal tipo di ampli che state utilizzando. Io amo avere un suono che abbia il calore e la dinamica di un amplificatore valvolare nel cosiddetto punto di breakup, e il circuito del Blues Breaker del Toxic Twins è veramente ideale. Io lo setto in modo da avere un leggero overdrive con un basso guadagno e con un'equalizzazione, diciamo, bilanciata, come se fosse parte dell'amplificatore, e in modo che suoni clean o crunch in base al tocco della mano destra. Se attiviamo il circuito di destra otteniamo un suono crunch con quel classico aumento delle frequenze medie, non eccessivo, ma ideale se vogliamo emergere all'interno della band, specie durante un assolo. Il clipping in questo caso è molto dolce, ha un bel sustain e secondo me è simile al classico suono del Tube Screamer, ma molto più equilibrato. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete due overdrive e scagliateli insieme sul pulsante mi piace e doppio mi piace, e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Il Toxic Twins, abbiamo visto, dà il meglio di sé poi quando mettiamo i due pedali in serie per un bel suono rock distorto. Regolarli è molto semplice e subito sentiamo come il suono sia incredibilmente ricco di armoniche. E proprio combinando i due effetti possiamo passare da una lieve distorsione ad una ad alto guadagno. Ragazzi, questo è uno dei segreti per avere un bel suono, quindi saper combinare gli effetti in modo che ognuno sia di beneficio all'altro. E la scelta di emulare il circuito del Blues Breaker a sinistra e il del Tube Screamer a destra è dettata dal fatto che sono due pedali complementari, ognuno con un suono ben distinto e che una volta combinati danno il loro meglio. Se vogliamo poi controllare ancora di più il suono, ci sono all'interno 4 deep switch, 2 che regolano il clipping del Blues Breaker e 2 la quantità di bassi del Tube Screamer. Io, dopo averli provati, li ho lasciati come erano, con l'hard clipping a sinistra e un leggero aumento dei bassi sulla destra. Una cosa importantissima da tenere sempre a mente è che alcuni pedali overdrive non suonano allo stesso modo se usati nella propria stanza e quindi ad un volume basso o ad alti volumi su un grande palco. Non è questo il caso del Toxic Twins, l'ho provato a volumi alti, a volumi bassi, in casa, in studio, e ricrea fedelmente lo stesso identico suono. Per cui se siete a casa, mettetevi comodi a sperimentare e trovate il vostro suono, e vi assicuro che quando andrete in sala prove o su un palco, dove magari non siete sicuri dell'ampli che troverete, il suono di questo pedale sarà sempre lo stesso. Thank you.
Come dice Albert Casletter, se ti trovassi in un'isola deserta, questo sarebbe l'unico pedale di cui avresti bisogno. A patto che non ti trovi nell'isola di Pelion. Ragazzi, avete capito quindi che se volete migliorare il vostro suono bisogna partire da un suono base intervenendo sull'amplificatore o con un pedale come il Toxic Twins che simula il suono di un blues breaker. Poi è fondamentale combinare due suoni tra i più iconici della chitarra rock blues ed averli in un unico pedale ci permette anche di risparmiare spazio. Questo infatti è uno di quei pedali che non può mancare nella mia pedaliera, anche perché il suono è incredibile grazie proprio ai componenti NOS di altissima qualità. Se siete abituati a usare un solo suono, sono sicuro che in un dual overdrive come questo troverete la soluzione ai vostri problemi. I pro e contro del Toxic Twins. I pro: racchiude due overdrive classici che potete usare come suono base simulando un ampli saturo, come boost per dare più spinta ad altri pedali in catena o per saturare l'amplificatore. In un unico pedale avete due effetti singoli che potete mettere in cascata e soprattutto rispetta la dinamica e il suono della vostra chitarra grazie ai componenti utilizzati di prima scelta. Contro: avrei preferito che al posto dei deep switch all'interno ci fossero stati degli switch esterni, sarebbe stato molto più comodo. Diciamo però che una volta capito il suono che ci piace, il settaggio rimane quello. E infine sarebbe stato bello avere un'entrata e un'uscita separati per ogni pedale, probabilmente utile per chi usa uno switcher e volesse metterli ognuno in un loop diverso. Magari Albert, dai retta a me, prevedilo come un'opzione su richiesta. Il prezzo è di circa 270 euro, in linea con altri pedali boutique costruiti con componenti di prima scelta, vintage e moderni. Trovate come sempre il link in descrizione e voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo overdrive, se lo avete provato, se avete delle alternative, e lasciatemi un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Ragazzi, scherzo, se volete approfondire il discorso sugli effetti non perdetevi assolutamente il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Buona musica!